Buonasera e bentrovati col cuore rivolto alla tragedia che sta vivendo la Turchia. Ci buttiamo a capofitto nell'informazione di casa nostra, del nostro territorio, cominciando dai controlli dei carabinieri sulle strade del Varesotto, un weekend intenso con centinaia di veicoli controllati, 24 gli automobilisti che sono stati sanzionati per un valore complessivo di quasi 2.500 euro. Purtroppo in gran parte si tratta di violazione al codice della strada e anche di guida in stato di ebbrezza. 6 le patenti ritirate per questo motivo, in un caso si è proceduto anche al sequestro del veicolo. E sempre sulla cronaca andiamo a parlare di guardia di finanza e di un'operazione che ha portato alla denuncia di un uomo molto noto a Busto Arsizio. Auto di grossa cilindrata, villa in Sardegna e locali alla moda frequentati da giocatori di calcio di Serie A. Secondo quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, era una vita al di sopra delle proprie possibilità, quella di un gestore di slot machine di Busto Arsizio che amava frequentare i casinò, nei confronti del quale, secondo quanto predisposto dal GIP, è stato notificato un decreto di sequestro preventivo fino a oltre 700.000 euro. A essere denunciato per peculato è stato un 54enne che, nella sua veste di amministratore unico di una SRL, si sarebbe appropriato delle giocate e a cui è stata ora applicata la misura interdittiva di contrarre con la pubblica amministrazione per un anno con il blocco da remoto delle macchine. Le Fiamme Gialle di Varese hanno scoperto che, a seguito del cosiddetto scassettamento, ossia le operazioni di prelievo delle giocate delle slot machine, l'uomo ometteva il versamento alla concessionaria. Fatto salvo il principio della presunzione di innocenza, nell'ordinanza di rigetto del ricorso proposto dall'indagato con la richiesta di dissequestro, il giudice del riesame ha evidenziato la correttezza della ricostruzione effettuata dai finanzieri. La pagina politica si lega a doppio filo con la sanità, specie per quanto riguarda il Basso Varesotto, dove è in programma, lo sapete, la realizzazione dell'ospedale unico di Busto e Gallarate. Ne ha parlato il centrodestra con l'ex assessore regionale alla sanità Mantovani, che peraltro non ha risparmiato critiche nei confronti di ciò che la Lombardia su quel fronte ancora non fa. Nel 2013, quando era assessore regionale, già si parlava dell'ospedale unico che per la prima volta mette assieme le comunità di Busto Arsizio e Gallarate. In vista delle elezioni regionali, a Villa Tovaglieri a Busto, Mario Mantovani, tra i big di Fratelli d'Italia, spiega come il progetto del nuovo nosocomio si inserisca nell'ambito della riforma della sanità. Ricordando, io non votai la riforma Maroni, che prevedeva che gli ospedali si assumessero anche la medicina territoriale. Ma dal 2013 a oggi la sanità in Lombardia non è migliorata. Il grande ospedale si inserisce in questo contesto. Noi dobbiamo puntare su alcune grandi strutture di altissimo livello da affiancare agli ospedali di territorio. Qui sorgerà un polo ospedaliero d'eccellenza. Chi ha seguito da vicino la situazione come presidente del Consiglio Comunale di Gallarate è Giuseppe Martignoni. Io fin dall'inizio mi sono battuto 3 anni fa, 4 anni fa, per arrivare a definire che l'ospedale deve essere certo, con tempi certi, e soprattutto i nosocomi che oggi ci sono non devono essere depotenziati. Quindi il personale sicuramente ha seguito e ha evidenziato queste criticità, quindi sul personale e sul servizio non si può scherzare. Se arriveremo a definirlo, questi sono i punti cardine che con l'ospedale nuovo devono rimanere e devono essere sentiti soprattutto da chi governa oggi la Regione Lombardia. Quindi la certezza che in 7 anni questo nosocomio nuovo, all'avanguardia, tecnologico, che avrà sicuramente dei reparti specialistici, saranno delle eccellenze sul territorio, deve essere terminato. Autonomia fa rima con meritocrazia, parole di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, che ieri ha trascorso una domenica nelle sue zone, cioè nel Varesotto, concentrandosi in particolare sul sud della provincia, visitando alcune aziende, il centro modale
UPAC e poi godendosi la mostra di Andy Warhol al Museo MAGA di Gallarate. Proprio in quella sede, oltre a esprimere apprezzamento nei confronti dell'esposizione, Giorgetti ha voluto riaffermare l'esigenza di portarci al regionalismo differenziato, quel cammino che dopo anni di attesa ha trovato il via libera del Consiglio dei Ministri e ora ovviamente dovrà affrontare l'iter parlamentare. Sempre a proposito di politica, nel weekend abbiamo ascoltato in una lunga intervista il neo presidente della provincia, Marco Magrini, che dopodomani, mercoledì, affronterà il suo primo consiglio e già formula qualche desiderata, continuando a riaffermare il proprio status di presidente civico. Insiste spesso sulla sua peculiarità, sono un civico, lo ha detto spesso anche in questa, virgolette, campagna elettorale, lo ha ripetuto più volte. Il fatto che lei poi abbia vinto va inteso come una sconfitta dei partiti, cioè un superamento dei partiti, secondo il suo punto di vista? Allora, i partiti ci sono e con i partiti devi dialogare e devi sicuramente confrontarti. Io quello che penso è che la politica deve un po' cambiare e andare a fare un passo in più. Dobbiamo più scegliere le persone, le capacità, le professionalità, quindi fare delle scelte più sulle persone, sulle competenze e poi su questo ragionare. Quando parliamo di enti di secondo livello, ragionare per interessi comuni, che sono più legati ai territori, alle amministrazioni, ai consiglieri, alla nostra gente. A proposito di partiti, suo alleato, il partito che lo fa da padrone, è il PD, che poi in consiglio provinciale si chiama Civici e Democratici. Premesso che io mi sono candidato come civico, mi ha sostenuto un gruppo di sindaci civici, una trentina di amministratori, e che su questa candidatura il Partito Democratico, attraverso un percorso al loro interno, loro hanno fatto la scelta di sostenermi con forza, con determinazione, mi hanno aiutato a raccogliere le firme, mi hanno raccolto, mi hanno supportato in questa attività che non è stata indifferente, era importante, ma che sia chiaro, io non ho vinto solo perché mi ha sostenuto il Partito Democratico, qui mi hanno sostenuto un po' tutti, da Azione a Calenda, ho preso voti nel centrodestra sicuramente, da Forza Italia, Fratelli d'Italia, la Lega. E la vicepresidenza? Magrini manda al PD un messaggio chiaro. Mi piacerebbe che fosse una proposta per magari la prima volta in provincia una donna come vicepresidente, sarebbe una bella idea. Reduce dal suo sabato pomeriggio a Varese, in un gremito teatro Santuccio, l'aspirante segretario nazionale del Partito Democratico Stefano Bonaccini si aggiudica le primarie interne al PD, almeno per quanto riguarda la provincia di Varese. La sua mozione, infatti, nel Varesotto ha conquistato 161 voti contro i 147 della principale sfidante Elly Schlein. Quest'ultima si può consolare, diciamo così, col dato della città di Varese, dove invece si è imposta per qualche voto più del presidente della regione Emilia-Romagna. E sempre sul fronte politico-elettorale fa discutere una proposta non inedita, ma rilanciata proprio nei giorni scorsi da Vittorio Sgarbi e Raffaele Cattaneo per 5 nuove cappelle al Sacromonte. Nuove cappelle per rilanciare il Sacromonte. È un tema di cui già in passato abbiamo avuto modo di parlare e che con la forza e la concretezza di Vittorio Sgarbi, di Attilio Fontana, noi vogliamo portare avanti. Le sovrintendenze, il paesaggio, io stesso che sono sottosegretario dei beni culturali, fanno fatica a immaginare nuove architetture lungo il monte. E però puoi concepire degli spazi che abbiano la loro provvisorietà o anche molto semplici, che siano come delle piccole cappelle il cui protagonista sia la luce, perché Dio è luce, la luce è vita. A partire dal futurismo inizia un percorso per cui le città sono tutte illuminate e quindi cambiano la loro condizione spirituale, le persone vivono di notte, la luce rende le città altre città. E l'idea di mettere in queste cappelle delle installazioni luminose, al di là del riferimento iconografico al tema di Maria, ed è un'idea che può portare a una particolare invenzione per l'arte contemporanea, che sulla tecnologia trova la sua novità. Quindi io credo che
il progetto di cui stiamo parlando possa rapidamente diventare una valutazione di proposte di artisti e poi diventare una realtà che si muove in uno spazio che diventa un sacro monte di Varese dopo l'intervento di Guttuso, anche notturno, cioè un percorso nella notte, un percorso dove avviene l'esperienza mistica nel buio e dal buio nasce la luce. Oltre 1000 persone ieri hanno partecipato alla Marcia per la Pace organizzata a Gallarate, famiglie, scout, asili, il coro gospel, realtà cittadine parrocchiali e della società civile, come ha commentato Don Andrea Florio dopo questa camminata che davvero è stata un grido denso di speranza affinché anche l'Ucraina, oltre a tante altre parti del mondo di cui non si parla mai abbastanza, possano davvero ritrovare una pace stabile. E adesso a proposito, parliamo di sicurezza con Valentina Bigai. Parchi cittadini più sicuri a Cassano Magnago. In arrivo nuovi impianti di videosorveglianza, grazie al bando di Regione Lombardia di oltre 30.000 euro, già finanziato, per l'installazione di telecamere entro la fine di settembre. E nuove risorse da un bando ministeriale nell'ambito dei patti di sicurezza potrebbero aggiungersi, si parla di altre 65.000 euro. Andremo a metterli in modo particolare nel nuovo parco di città, le videocamere, per videosorvegliare tutto il territorio del parco, visto che è anche molto grande. Un grazie particolare al comando della Polizia Locale, perché ha seguito tutto il bando di Regione per il finanziamento. Le segnalazioni dei cittadini, nonostante sia stato appena aperto il parco di città, sono già state notevoli, più che altro perché c'è un giro di parecchie persone, tra cui tanti ragazzi, per cui vanno tenuti un po' sotto controllo. Non solo telecamere, continua l'assessore alla sicurezza Massimo Zaupa, ma sempre attraverso un cofinanziamento di Regione Lombardia è in programma l'acquisto di 3 bici elettriche e di 5 fototrappole. Alcune fototrappole verranno messe anche in alcune zone sensibili della città per evitare l'abbandono dei rifiuti, visto che è ancora un grosso problema nella nostra città. Siamo riusciti a trovare, grazie sempre a un'indagine del comando di polizia locale, siamo riusciti a trovare chi abbandonava dei rifiuti, ma bisogna stare veramente dietro a queste persone maleducate, purtroppo. Una giornata importante è quella che ha vissuto Cassano Magnago in compagnia del Ministro per la Disabilità e l'Inclusione, Alessandra Locatelli, al centro dell'attenzione Amicorum, un'associazione che ha ereditato ormai anni fa uno stabile sequestrato alla criminalità. Questo stabile è diventato un centro di eccellenza per accompagnare e accogliere ragazzi down e persone affette dal Parkinson. E adesso invece andiamo a parlare del Centro Aiuto alla Vita a Busto Arsizio con le nuove iniziative. Siamo volontari del CAV. A Busto Arsizio offriamo le primule per la giornata della vita, perché il ricavato andrà alle nostre mamme con gravidanze difficili e così potranno accogliere la vita, perché è la cosa più bella. Noi le aiutiamo così. Con oltre 8.500 primule offerte, in occasione della 45esima giornata nazionale per la vita, il primo fine settimana di febbraio, nelle parrocchie di Busto Arsizio e della Valle Olona, i volontari del Centro di Aiuto alla Vita hanno promosso l'ormai tradizionale Primula Day. Il progetto della nuova comunità L'Albero della Vita, la casa d'accoglienza per mamme e bambini a Olgiate Olona, intitolata Maria Gabriella Rimoldi, unica figlia di Anne Giovanni, morta dopo soli 100 giorni nel 1996, ha scaldato i cuori e reso l'appuntamento particolarmente sentito, spiega Mario Sansalone del CAV Bustese, che nel 2022 ha aiutato a nascere 34 bambini e assistito 53 donne. Ora, tolte le spese per i fiori, sono stati raccolti altri 20.000 euro che serviranno a far sbocciare nuova vita, aggiungono i volontari che concludono. È un risultato in linea con gli scorsi anni senza piantine a causa del Covid, segno che la gente ci vuole bene. Per noi però offrire una primula vuol dire grazie. Sul fronte sportivo, Musi Lunghi in casa della pallacanestro Varese, battuta in Piemonte. Primo credito a Tortona, una squadra forte. Hanno giocato bene, però in difesa abbiamo
fatto qualche errore che di solito non facciamo. Non abbiamo giocato con una forza, un'urgenza che abbiamo bisogno in una partita così. E in attacco abbiamo giocato abbastanza bene per un po', però non abbiamo fatto i giochi, i tiri che di solito facciamo, abbiamo sbagliato anche lì. Non abbiamo portato la forza per 40 minuti che dobbiamo avere sempre, ma specialmente contro una squadra così forte come Tortona. Era una combinazione, prima loro sono andati avanti e da quel punto abbiamo preso dei tiri fuori ritmo, non percentuale alto si dice. E dopo quello abbiamo permesso quel vantaggio di Tortona avere una influence, come si dice influence, ma cambiato un po' la mentalità e non abbiamo ripreso la nostra urgenza giocando così. Sorride il Varese Calcio che torna a segnare e a vincere. Il solito copione con un'unica grande differenza. Questa volta il Città di Varese ha segnato, aggrappandosi alla girata di Candido per portare a casa i 3 punti dalla trasferta bergamasca sul campo della Real Calepina. Un match sicuramente non bello, in cui i biancorossi hanno badato solo alla sostanza. Aspetto che invece è mancato ai padroni di casa, rei di essersi divorati 2 gol con l'ex Atalanta Herman Dennis e soprattutto con la conclusione fuori misura porta vuota di Quarena. Dall'altra parte, proprio tra le 2 occasioni bergamasche, ecco il cinismo bosino, discesa sulla fascia del solito encomiabile pastore e cioccolatino che Candido deve solo scartare per tornare al gol dopo un anno. La partita è tutta qui, salvo considerare la tensione finale, pur senza brividi, nella difesa di un risultato importantissimo che consente al Varese di tornare alla vittoria dopo 6 giornate e di portarsi a -6 dalla salvezza diretta. 3° clean sheet consecutivo, mai successo fin qui, difesa rinfrancata dai rientri di Monticone Parpine e davanti si è rivisto per qualche minuto anche Bomber Ferrario. Il miglior biglietto da visita possibile in vista del derby di domenica prossima al Franco Ossola contro una varesina, vittoriosa 1-0 sulla Caronnese, che vola in piena zona playoff. Buone notizie anche in casa Pro Patria che ha espugnato Vicenza. Una strepitosa Pro Patria schianta il Vicenza 2-0, ora si deve sognare. Partita veramente stoica oltre ogni limite di sogno, 1-0 realizzato da Piu di testa e mischia su invenzione di un grandissimo Vezzoni. Nel secondo tempo il Vicenza ci prova ma la Pro Patria tiene molto bene e a metà secondo tempo verso la mezz'ora incursione pazzesca del pazzesco Ferri, 2-0 Speroni Invisibilio, grazie ragazzi. Tutti i giocatori hanno giocato benissimo, sopra di tutti Ndreka, Ferri, Piu, la difesa, non c'è un giocatore che ha giocato male. Ed ora tutti a Trento perché questa Pro Patria merita di essere seguita. Tifosi, lo stadio è qui che vi aspetta. Hanno fatto una buona gara con una squadra fortissima come il Vicenza, quindi sapevamo che è una partita molto importante per noi, per la crescita, per sapere le nostre qualità, dove possiamo arrivare. Penso che del primo all'ultimo ragazzo che è entrato in campo ha dato il massimo. L'abbiamo interpretata molto bene, molto aggressivi, perché e l'abbiamo fatto giocare a loro una partita scomoda che a noi ci veniva molto bene in quel senso lì, perché ci abbassavamo un po' e provavamo a ripartire con queste palle dietro alla linea difensiva, però tanto sacrificio, tanta corsa e penso per quello che si è visto in campo il risultato è giusto. Sono felice perché per un attaccante il gol è tutto, poi 2 gol consecutivi sono felicissimo. Ecco. Per la squadra siamo contentissimi perché sapevamo che era una partita difficile contro una squadra forte e quindi siamo molto contenti. Abbiamo fatto 3 vittorie di fila in una settimana, quindi bottino pieno, meglio di così non potevamo fare. Quindi siamo molto contenti, dobbiamo solo continuare così ora. Mi fermo qui, ma il notiziario si chiuderà tra poco, dopo l'appendice elettorale. In campo altri 3 candidati alle regionali, si tratta di Claudia Mazzetti, Lega, Alberto Stai del Movimento 5 Stelle, Laura Rogor, Forza Italia. Arrivederci. Se eletta in Regione Lombardia, in che modo Claudia Mazzetti vuole far valere la sua esperienza amministrativa?
Sì, questi 7 anni di esperienza amministrativa a Gallarate mi hanno permesso di conoscere le realtà. Ho ricoperto il ruolo di assessore alla cultura, allo sport, all'istruzione, al commercio e ho capito che l'ascolto è fondamentale perché vanno ascoltati i cittadini, vanno ascoltate le istanze e perché da loro arrivano consigli preziosi che possono aiutare l'attività di una città, di un'azienda e delle tantissime associazioni che ne fanno parte. I cittadini dunque che sta incontrando e ascoltando che cosa le chiedono? Le associazioni sportive per esempio chiedono un aiuto nella manutenzione degli impianti e magari anche dei contributi come la Dotte Sport che vada incontro alle esigenze dei ragazzi proprio per favorire l'attività sportiva. Le aziende chiedono ovviamente degli sgravi fiscali pur sapendo benissimo che non tutte le competenze sono regionali, ma per loro sarebbe un grandissimo aiuto proprio per aiutare l'economia della provincia e di tutte le aziende. Il Movimento 5 Stelle ha un nutrito elenco di obiettivi da raggiungere. Per raggiungere gli obiettivi occorrono gli strumenti. Uno degli strumenti più importanti che purtroppo è stato cassato dal precedente governo per raggiungere questi obiettivi è il super bonus 110%. Vorremmo reintrodurlo in Lombardia per cercare di diminuire l'inquinamento, per esempio, degli edifici, per efficientare gli edifici, per ridurre le PM10, le PM2,5 in ambiente e per fare tanto altro. Occorrerebbe condizionarlo però, cioè il cittadino che, il lombardo a questo punto, che riesce a fare questa domanda lo potrebbe ottenere a condizione che raggiunga una classe energetica dell'edificio fra le più efficienti, quindi la A. Laura Rogora, volto noto di Bustressizio, in corsa per le regionali, con quali obiettivi? Cosa farebbe come prima cosa se fosse eletta? Ma cercherei di portare avanti tutte quelle che sono le priorità che Forza Italia a livello nazionale si è sempre dato, quindi gli obiettivi sono comuni. Lei è una sportiva e molto attenta alla mobilità sostenibile, sia a livello comunale sia a livello, diciamo così, personale. Siccome la mobilità è una delle priorità di Regione Lombardia, ci lavorerebbe personalmente su quel fronte e se sì, per fare cosa? Allora, ovviamente è uno degli obiettivi che Regione Lombardia si è posto, quindi io mi metterò in gioco come peraltro quando ero assessore allo sport, il verde nel comune di Busto, ho fatto cercando di creare questi percorsi ciclabili e questo cercare di diffondere un pensiero diverso, perché quello che secondo me è importante è il cambio di mentalità che ci deve essere nel cittadino comune.